Il corso di laurea magistrale in moneta, finanza e risk management si focalizza prevalentemente su tre diversi ambiti: un ambito economico, un ambito aziendale e un ambito quantitativo. L'obiettivo è infatti quello di fornire una preparazione avanzata e specialistica sui temi della finanza quantitativa, della gestione di portafogli di attività finanziarie e sull'analisi e la misurazione delle diverse categorie di rischio: rischio di credito, i rischi di mercato, il rischio di liquidità e i rischi operativi. L'incertezza che caratterizza l'attività economica e i mercati finanziari da ormai molti anni ha reso la gestione del rischio una variabile chiave per il successo di qualsiasi impresa, non solo delle banche e degli altri intermediari finanziari, ma anche delle imprese industriali e commerciali. Proprio per questo lo sbocco occupazionale tipico dei laureati di moneta, finanza e risk management è rappresentato da banche, società di gestione del risparmio, altre categorie di intermediari finanziari, intermediari assicurativi, l'area finanza di imprese industriali e commerciali e società di consulenza. Dopo un'esperienza in ambito regolamentazione come assistente presso la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, lavoro oggi nel team Debt Capital Markets Corporate di una primaria banca italiana. Nel mio lavoro attuale assisto i clienti large corporate nell'emissione di strumenti obbligazionari sul mercato dei capitali e fornisco advisory in ambito di credit rating, liability management e ESG finance. La laurea in moneta, finanza e risk management ha saputo fornirmi gli strumenti più utili per navigare nel mondo della finanza moderna. Da una parte, una solida formazione quantitativa incentrata sulla modellazione dei rischi finanziari, capacità di programmazione e analisi, dati mi consente di capire i trend dei mercati dei capitali, analizzare un credit rating report e fornire ai clienti delle soluzioni sempre più analitiche e data driven. Dall'altra, skills più qualitative in ambito di regolamentazione e policy making mi consentono di essere costantemente aggiornato sulle principali decisioni di politica monetaria, nonché di seguire l'iter di importanti pacchetti legislativi in ambito finanziario.